Volevo dare ora la parola a Franco Russo, che ha condiviso molti dei nostri percorsi, a partire da quello del Social Forum, e che è un grande amico di Transform Europa. E poi facciamo dal collegamento invece Carlotta De Simone, Camilla De Simone, scusate, che è della rete. Prego, intanto. Grazie mille. Fausto Bertinotti, come al solito, riesce a darci un quadro e a consentirci appunto di discutere a livelli abbastanza elevati, quindi io non so se sarò in grado di raggiungere quei livelli, ma le mie considerazioni sono queste. La prima, a partire dal governo Meloni, in Italia si afferma ancora una volta, da decenni, sicuramente dal trattato di Maastricht del 1992, il cosiddetto vincolo esterno. Il vincolo esterno significa semplicemente che le decisioni prese a livello di Unione Europea valgono appunto a condizionare, non solo a condizionare, ma a indirizzare, forse la parola più giusta, a indirizzare le scelte delle classi dirigenti politiche ed economiche del nostro Paese. Anche nel caso della Meloni, le opzioni fatte dal governo sono opzioni che vanno nella direzione di uno schieramento netto con la NATO, a favore della NATO, essendo l'Italia, si conferma l'Italia essere un pilastro fondamentale di questa organizzazione militare, così come le opzioni della Meloni sono schierate nettamente sulle scelte fatte dall'Unione Europea, e vale anche, per quel che vale a livello storico, il rapporto che ha stretto la Meloni con la Presidente della Commissione von der Leyen. Quindi l'Italia si rivela essere appunto un pilastro sia della NATO sia dell'Unione Europea. Come mai la Meloni, che pure appunto viene da una tradizione fascista, reazionaria, come mai la Meloni invece fa proprie le scelte dell'Unione Europea? Fa proprio le scelte dell'Unione Europea perché appunto l'Italia non rompe con il paradigma liberista che caratterizza l'Unione e l'Unione Europea, non rompe con il patto della NATO e quindi con gli Stati Uniti d'America, e si inserisce, come diceva adesso anche Pagliarulo, nelle scelte concrete che queste grandi organizzazioni stanno portando avanti. La prima grande scelta è appunto quella del rafforzamento dell'esercito italiano, che va di pari passo, guardate, con le scelte che fanno le altre grandi nazioni, paesi dei membri dell'Unione Europea, perché è di ieri la notizia che Scholz ha varato il primo piano della sicurezza tedesca. Non è di ieri, ma è di alcune settimane fa, la scelta della Germania di dedicare 100 miliardi all'organizzazione del proprio esercito, che si accompagna appunto alle scelte fatte dalla Francia di essere il capofila delle potenze militari europee. E l'Italia si situa anche, e questo è un punto che su cui vorrei chiamare la vostra attenzione, anche quella di Fausto Bertinotti, l'Italia si situa anche in quel tracciato che è il cosiddetto Global Gateway, e cioè a dire i rapporti che l'Unione Europea intende intrattenere e anzi potenziare con il sud globale, per risolvere quali problema fondamentalmente? Per risolvere due problemi che ha l'Unione Europea, e cioè l'approvvigionamento delle materie prime, stringendo appunto accordi con paesi africani o con paesi del Sud America, e di ieri il Memorandum of Understanding con l'Argentina per quanto riguarda soprattutto l'approvvigionamento del litio, che è fondamentale per la transizione cosiddetta green, cioè per l'automotive, per i veicoli elettrici. Beh, così come non è di ieri gli accordi che
la Meloni sta stringendo con alcuni paesi europei e africani, a cominciare anche dalla Tunisia, per tentare di contenere la vicenda dei migranti, coinvolgendo ancora una volta l'Unione Europea. Quindi questa Italia che viene descritta guidata da fascisti, da reazionarie, si rivela essere invece un paese che è baricentro addirittura delle scelte che l'Unione Europea va facendo, sia nel campo dell'approvvigionamento delle materie prime, sia nel campo della difesa. E c'è un terzo campo su cui l'Italia si va delineando come una roccaforte, una base fondamentale dell'Unione Europea, ed è l'energia. Perché è vero che molta energia ci viene, gas, petrolio, dalla Norvegia, che le fonti rinnovabili molte sono installate in Danimarca e nel nord Europa, ma la transizione energetica, che è una falsa transizione, perché una transizione si basa fondamentalmente sul gas, ebbene il gas ci verrà fondamentalmente dall'Africa e i gasdotti passeranno attraverso l'Italia e l'Africa del Nord, e su questo l'Italia sta giocando un suo ruolo. Prima conclusione, mi avvio anche alla conclusione però, la conclusione è questa, è che l'Italia è fortemente integrata nell'Unione Europea, e questa è una verità banale che ho pronunciato, ma semplicemente per dire che dobbiamo toglierci dalla mente, cosa su cui si era illuso invece Letta, il segretario del Partito Democratico, che noi possiamo fare una lotta contro la Meloni ispirandoci alla lotta antifascista. Non è fascismo. Al più appunto la Meloni incarna la pulsione oligarchica, che però è una pulsione che caratterizza tutta l'Unione Europea, perché non possiamo certo dire che l'Unione Europea non è oligarchica. Poi questa oligarchia si può chiamare Rutte, si può chiamare Macron, si può chiamare Scholz, ma comunque sono dei gruppi dirigenti che rispondono l'un all'altro e non più ai cittadini dell'Unione Europea, e la Meloni è inserita in questo disegno. Non faccio speculazioni sul futuro, cioè anche perché le evito per abitudine, cioè che cosa diventerà l'Unione Europea fra un anno, se effettivamente i socialisti saranno sbalzati dalla consociazione che finora ha caratterizzato la gestione dell'Unione Europea, e se ci sarà appunto anche il centrodestra a livello europeo. A me interessano i fatti attuali. I fatti attuali sono appunto che l'Unione Europea, con tutti i Paesi membri, compresa l'Italia, va guidando la cosiddetta transizione green e digitale. La mia conclusione, vi rubo ancora 3 minuti, però è questa. Un minuto. In un minuto vi dico questo, che noi stiamo vivendo una fase di ristrutturazione dell'intero sistema geopolitico e geoeconomico della Terra, in cui si confrontano 3 grandi aree, e che sono l'Unione Europea, gli Stati Uniti d'America e la Cina e i suoi alleati. Nella dinamica che intercorre fra 2 aree, cioè l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, è vero che gli Stati Uniti d'America stanno guidando, anche per il loro superpotere militare, stanno guidando questa riorganizzazione, ma è anche vero che dobbiamo ricordarci, questo lo dico a me stesso, a voi, a Fausto Bertinotti, che fino alla presidenza Obama gli Stati Uniti avevano puntato tutte le loro carte sul Pacifico, per divenire appunto punto di riferimento di quell'area, in competizione, concorrenza, ma insomma non certo in antagonismo con la Cina. Poi Trump ha interrotto questo disegno. Ho ricordato questo per dirvi che anche fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che pure sono coalizzati insieme per contenere appunto la crescita, lo sviluppo del potere cinese e del potere cinese collegato ai BRICS, l'Unione Europea sta giocando una sua partita. Ecco, quindi in questo
in questa descrizione che noi dobbiamo fare, non dobbiamo ritenere che la saldatura Unione Europea-Stati Uniti d'America sia pacifica, ma invece noi rivedremo anche delle competizioni. Certo, il grande scontro è fra Cina da una parte e i suoi alleati e il blocco euro-atlantico. Che cosa possiamo fare noi? Certo, Bertinotti evoca la rivolta. La rivolta la puoi sperare nella rivolta, certo non la organizzi. Quindi speriamo che ci sia la rivolta come è successo in Francia. Noi come forze, piccole forze organizzate, che cosa possiamo fare? Beh, possiamo alimentare ovviamente il conflitto sociale nei vari ambiti in cui le nostre organizzazioni di cui facciamo parte possono farlo, alimentare la costruzione di una cultura di sinistra alternativa a quella che ci viene dalla tradizione socialdemocratica, alimentare una critica radicale alle scelte dell'Unione Europea, sperare nelle rivolte, ma affinché poi le rivolte abbiano una direzione di marcia alternativa bisogna appunto anche costruire una cultura politica alternativa a cui noi siamo chiamati, ma probabilmente siamo anche, o perlomeno parlo per me, impari all'impresa. Grazie per l'attenzione.